Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, perché qui siamo divisi con Marianna. Di quello che vuol dire la tua cattiveria. Siamo divisi, stiamo facendo cronaca. Qualcuno ha commentato, è il compagno della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha detto: se in Italia fa troppo caldo, dice il Ministro tedesco, se non stai bene stai a casa tua. Ora, al di là dello scambio, diciamo, un po' puerile, se siete d'accordo, insomma, su questo aggettivo, oggi c'è stata un'accesa discussione in redazione con Telese, perché io ho fatto una domanda che vi giro. No, ho fatto una domanda che vi giro, cioè se la moglie di un presidente del Consiglio avesse osato, non lo hanno fatto mai, non lo avrebbero fatto mai, perché noi si interiorizza il silenzio, ma se avesse osato, diciamo, muovere una critica così accesa a un ministro di uno Stato. Allora, diciamo che il ministro. Michelle Obama ha una sua agenda. Io difendo Gianbruno al 2000%. Diciamo che il ministro tedesco ha detto una fesseria. Diciamo, perché altrimenti non siamo. Perché, insomma, effettivamente. Il che non esclude che siano entrambe fesserie, comunque. Ecco, poi Gianbruno. Allora, decidiamo che Gianbruno non può più fare giornalista. Perché se Gianbruno, in quanto partner di Giorgia Meloni, ogni volta che fa una dichiarazione, anche sbagliata, che può essere criticata, come quelle di però Telese. Rilancio, cioè, rilancio. Telese non ha questo problema. Di Telese è extraterritoriale. Rilancio però. Gianna Fregonara, moglie di Enrico Letta, si andò in aspettativa dal Corriere della Sera per evitare che la propria professione interferisse con quella del marito. Ora, nessuno vuole stabilire cosa sia giusto o cosa allora, no. Allora, rilevo se il problema che è quello, lui il problema è non quello se lo che pone. Gianbruno non ha, dovrebbe andare in aspettativa, imbavagliatelo. Non mi sembra un problema centrale nel momento che stiamo vivendo. Poi sentiamo lui, perché io voglio dire una cosa. Fa il giornalista, dirà forse una cosa giusta o sbagliata, ma facciamogliela dire. Ma forse qui sono quello che conosce Gianbruno da prima che diventasse il compagno della Meloni. Gianbruno. E lui è un giornalista, esprime opinioni, viva Dio se dice cose che condivido anch'io. Abbiamo fatto il Melania trampometro per capire se c'era un'alzata di sopracciglia che criticavano il marito. Abbiamo avuto Franca Pirla che grazie a Dio bisognava interpretare il sopracciglio per capire cosa pensasse Melania. Lei ha un ruolo istituzionale da First Lady che in America è riconosciuto, però vado da Specchia. Perché qui nessuno. Scusa, Francesco, ti faccio la domanda. Qui nessuno dice che Gianbruno debba star zitto. Quello che la domanda che voglio porti, la suggestione che voglio porti è: visto che è la prima volta che abbiamo una Presidente del Consiglio donna, è lecito notare che il suo compagno fa qualcosa che le moglie. Ma non devono essere subordinati negli uomini e nelle donne. Ho fatto una domanda a Specchia. Ma sai, il ruolo del first gentleman è interpretabile come tutti i ruoli. Gianbruno è sempre stato, come ricordava Luca prima, è sempre stato un ottimo cronista, molto fumantino, e lavora in una televisione più che fumantina, diciamo militante, e giustamente si è lasciato scappare, perché rientra poi nelle caratteristiche di tutti i conduttori di Rete 4 e di Canale 5, anche quelli della 7 se vogliamo, quindi non è gli si è lasciato scappare una battuta che rispecchia esattamente quello che pensano i tre quarti degli italiani. Quello che ha detto il ministro tedesco, una fesseria, polizia morale, Peppe Provenzano, polizia morale no, perché nessuno ha detto che non deve parlare. No, ma io non mi vorrei